Alla sesta edizione della Sila Epic, svoltasi a Camigliatello Silano, la SDC Crittaddei ha piazzato nei primi tre posti ben due bikers, Francesco Failli e Riccardo Chiarini, seguiti da Jacob Dorigoni della Factory Team. Circa 500 sono stati i bikers che hanno preso il via a questa edizione, che ha visto quattro specialità, la 110 km, la 59, la 27 km e la 59 km per e-bike, le cosiddette bici assistite. Un'edizione che, come le altre, ha visto la partecipazione di numerosi bikers provenienti da ogni parte d'Italia. Bellissima gara, bellissimo percorso, veramente la Sila merita una grande manifestazione. Questa sicuramente lo è e fa parte naturalmente del circuito dei parchi, che ormai quest'anno è alla 20ª edizione, il più grande circuito italiano che coinvolge 10 regioni d'Italia. Un bel percorso, ottima organizzazione, ci siamo divertiti. L'importante è non farsi male, tornare sani a casa. Veniamo da Catania, siamo della Lavica Bike, è una gara emozionante, dura, paesaggi meravigliosi. E organizzazione perfetta. È bellissimo, è la seconda volta che la facciamo, l'abbiamo ripetuta. Siamo un'associazione catanese. E siamo contenti di aver partecipato per la seconda volta a questa manifestazione. Ma la vera novità di quest'anno è stata la competizione per i giovanissimi svoltasi il giorno prima. La Sila Epic Kids. Credo che questo sia una festa. Non deve essere una gara. Poi certo c'è sempre un po' di agonismo tra le bambine e i bambini, però il concetto è questo, l'aspetto ludico, l'aspetto di crescita della formazione e anche, diciamo, cominciare ad avere rispetto di se stessi e anche dei ragazzini e ragazzine che sono lì di fianco. Quindi ben vengano queste iniziative, perché si parte dalla base, no? Si parte da questa età per formarsi piano piano attraverso lo sport in generale. Qua stiamo parlando di mountain bike, che è una disciplina bellissima perché porta famiglie, genitori, nonni e nonne a vedere i propri figli e i propri nipoti e in qualche modo fare anche un po' il tifo.